Allora, buonasera. Buonasera a tutti, io direi che possiamo anche iniziare. Io ho il compito solamente di introdurre in questo momento. Mi chiamo Vincenzo Vita e sono il direttore di Società Libera. Però penso che sia più giusto che i nostri lavori iniziano con il saluto del signor sindaco, visto che siamo a Strongoli e siamo in casa del comune di Strongoli, per poi continuare con i saluti dell'assessore Sgro e del signor prefetto, che ringraziamo per essere qui questa sera, per poi iniziare a parlare del nostro volume. Grazie. Buonasera a tutti. Io ringrazio tutto il tavolo della Presidenza, l'Associazione Libera per aver dato la disponibilità all'organizzazione. Ringrazio il già ministro Lanzetta, il prefetto di Crotone, il colonnello Iacono con le forze dell'ordine, tutti i cittadini, il dirigente scolastico che non ha avuto la possibilità di essere qui presente ma che ha inviato una nutrita delegazione, e naturalmente tutti i presenti a nome di tutta la comunità. Oggi si tratta di mettere a fuoco uno degli argomenti che più attanagliano il nostro territorio e nel caso specifico anche il Mezzogiorno, nel caso diciamo particolare la Calabria, non di meno il territorio crotonese. E oggi si dibatte sull'importanza del ruolo dello Stato da un lato e dall'altra parte invece il ruolo che la criminalità organizzata, le mafie, hanno come forme di investimento e quindi di sviluppo locale in tutti i territori. Cioè, importante è capire il ruolo che hanno gli attori sociali, di cui oggi i relatori parleranno, il ruolo anche di chi specula contro i cittadini e a danno delle comunità, e come si arriva a determinati fenomeni sociali, quali sono le condizioni basilari per poter addivenire anche almeno a una soluzione più condivisa e partecipata di questo problema. Ma è chiaro che ognuno di noi deve avere la piena consapevolezza di partire da un dato, che lo Stato sono i cittadini, e che nello stesso tempo appare paradossale, all'aumentare di quella che è la crisi economica aumenta il fenomeno sociale mafioso. Io ho letto molti libri che puntano a mettere in evidenza quello che è il ruolo dello Stato, ma nello stesso tempo anche quello, diciamo, della mafia. E ne parlavo col prefetto, ci sono alcuni testi, alcuni pubblicati recentemente anche dall'ANSA, che mettono in evidenza come anche all'interno delle procure ci siano diversità di vedute. Parlavo appunto della trattativa Stato-mafia, per fare un esempio, è da lì che poi partirà anche il tavolo della discussione, dove abbiamo tre procure con tre verità diverse. La procura di Firenze, per la quale la trattativa Stato-mafia non esiste, la procura di Palermo, che dice tutto l'opposto, e la procura di Caltanissetta, che si trova in una via di mezzo. Tutti condividono però un assunto, e cioè che il periodo 93-94, da dove poi si evincono tutti quegli avvenimenti che portarono alla morte di Falcone, Borsellino, eccetera, eccetera, quegli episodi, abbiano un nesso comune, che è il rapporto appunto tra la mafia e l'allora nascente partito Forza Italia. Al di là delle spiegazioni, che non è una discussione ovviamente politica, però è chiaro che anche la politica molte volte fa scelte che, anziché favorire un processo di miglioramento delle condizioni non solo sociali ma soprattutto economiche di un territorio, ne mette in discussione invece i pilastri fondamentali. È da qui che io aprirei la discussione e ringrazio nuovamente tutti gli intervenuti per aver dato, non all'amministrazione comunale che si è fatta promotore e alla Commissione Cultura, ma soprattutto che hanno dato la possibilità alla comunità di Strongoli di partecipare in modo fattivo a questa iniziativa, che è una delle più importanti che nel nostro territorio
stiamo facendo, perché anche da queste iniziative si traccia quelli che sono i valori etici e di legalità che potrebbero portare appunto allo sviluppo di una comunità. Io vi ringrazio. Assessore. Buonasera a tutti, inizio a dire che confermo quello che ha detto il sindaco, perché questa è veramente un'iniziativa importante. Io ringrazio Società Libera che ha accettato l'invito, che io li ho ascoltato benissimo il 6 novembre a Catanzaro, ne sono rimasta entusiasta e ho capito subito che era importante per il nostro paese parlare di questa situazione, Stato e criminalità. È bellissimo leggere anche il libro dove ci sono i saggi fatti da persone illustri che possono aiutarci in questa via. La cosa che mi sono domandata e che ho domandato e che mi ha colpito di più in questo fatto è come facciamo a rendere appetibile davvero la legalità in questo paese. Perché dobbiamo dire la verità, la criminalità molte volte è una via facile, mentre la legalità è un pochino più difficile, la burocrazia e tutto il resto. Lo Stato questo deve fare, chiedendo pure alle persone come facciamo a rendere appetibile la legalità. Molti mi hanno risposto così, carissimo, mi hanno risposto: lo Stato deve tendere la mano al cittadino. Quindi non lo so, con la semplificazione delle leggi, con una burocrazia, dobbiamo studiarci bene. Intanto, oltre a ringraziare tutti voi, il tavolo della Presidenza, il comandante Francesco Iacono dei Carabinieri di Crotone, tutti i carabinieri di Strongoli, la Polizia Ambientale, tutte le associazioni, Proloco, ANOLF, Protezione Civile, Misericordie, scusatemi se ne dimentico qualcuno, ringrazio per la presenza numerosa di tutti voi e vi invito all'ascolto a chi meglio di me può dare dei saggi consigli. Buon ascolto. Signor Prefetto, buonasera a tutti, saluto i presenti al tavolo, l'onorevole Lanzetta, Libera, il sindaco, che è il padrone di casa, che mi ha invitato. Ho raccolto l'invito perché il tema in discussione stasera non può esimere lo Stato, e siccome io rappresento lo Stato sul territorio non potevo mancare a questo accadimento. Volevo nel salutare tutti i vertici delle forze dell'ordine e le associazioni, voi tutti cittadini di Strongoli, fare alcune osservazioni che ricalco e ricavo dalla mia esperienza non solo di funzionario del Ministero dell'Interno, oggi prefetto, ma soprattutto vi devo dire dalla mia esperienza multiregionale di commissariamento dei comuni. Io ho svolto il ruolo di commissario in 4 regioni diverse: Campania, Abruzzo, Sardegna, Calabria ancora mi manca, ma non lo farò in tempo a farlo, ma temo che sia la stessa cosa. E da queste esperienze ne parlavo prima col sindaco e anche con il rappresentante Libera, che molti suggerimenti nati negli lontani anni 90 sui miglioramenti di certe normative che possono offrire strumenti incisivi anche alle amministrazioni ordinarie che succedono agli scioglimenti antimafia, per esempio, ne parlavamo, probabilmente non vengono tenuti in considerazione molto i suggerimenti dal territorio molte volte, perché chi sta lontano dal territorio probabilmente non si rende conto di suggerimenti pratici, concreti, di risoluzione di problematiche che non costano nemmeno tanto, soluzioni molto semplici. Con ciò non voglio stare a criticare, però temo che ci vuole una lunga esperienza, una lunga introitazione di certi concetti, di certe esperienze sul territorio. Lo Stato siamo noi, siamo tutti cittadini, lo Stato sono i comuni, lo Stato sono le province, lo Stato è la regione, tutti siamo Stato, ognuno per la sua parte di competenza, le forze dell'ordine sono Stato, ognuno deve fare il suo dovere. E alle domande che sono state poste e che saranno poste dagli illustri relatori,
sicuramente non si potrà dare una risposta esaustiva, ma credo, per mia esperienza, ripeto, dall'esperienza che ho fatto, se volete ne cito una, io ho fatto il commissario in un comune per 3 anni consecutivi, comune molto difficile, comune in cui quando sono arrivato non c'era niente, né auto, né penne, né carta. Voi immaginate, arrivato in un comune di 30.000 abitanti, non comunello piccolo, non c'era dirigenza. Dopo 3 anni noi abbiamo ricostruito il palazzo, abbiamo tentato di ricostruire una coscienza civica nella cittadinanza. Era quello l'obiettivo principale, perché senza di quello non c'è riforma, modifica che tenga. E devo dire la verità, non dico che ci siamo riusciti al 100%, però con grande soddisfazione, non solo mia, ma del team, perché non, da soli non si va da nessuna parte, noi eravamo in 3, più i sovraordinati, eravamo una squadra affiatata e tutti convinti verso un unico obiettivo, la legalità, che ognuno rispettava. Qualcuno ha lasciato per strada perché non se la sentiva. Non vi dico, non è che è stato pubblicizzato, ma sono fatti, ormai posso dire, sono passati 20 anni. Qualcuno per 2 sono lasciato per strada la nostra squadra perché non si sentivano all'altezza di poter fare, ma non perché non erano bravi, perché non volevano sacrificarsi più di quanto, sacrifici non in senso fisico, sacrifici in termini psicologico. Vi racconto questo perché credo che quell'esempio, poi non so quando sia durato, perché io non ci sono più stato dopo 20 anni, non ho messo mai più piede in quel comune, per un motivo molto semplice, sembra strano, io sono stato in tutti i comuni a rivisitare, ma quel comune non ho voluto rivisitarlo perché non voglio rivederlo oggi, me lo voglio ricordare come l'ho lasciato. I commercianti, che erano abituati a lasciare la merce in mezzo alla strada, occupavano abusivamente. Un'operazione culturale, nel corso di 3 anni tutti i commercianti hanno riportato la merce dentro il negozio e lasciato i marciapiedi liberi, senza alcuna sanzione, con un'operazione di convincimento e di cultura e di esempio soprattutto. Allora con questo che voglio dire chiudo, per non tediarmi, credo che se ciascuno di noi, nel suo piccolo, qualunque attività svolga, faccia il suo dovere, come diceva Falcone, credo che si sconvinceranno tutti i mali, ma questo è il presupposto indefettibile e indispensabile. È inutile dire colpa di l'altro, colpa di quello. Siamo tutti corresponsabili di un unico obiettivo. Ognuno di noi deve fare il suo dovere nella scuola, nella società, nelle istituzioni, le forze dell'ordine, la magistratura, tutti, fino in fondo, a grossi sacrifici. Purtroppo io vi dico che questo costa molto, molto sacrifici. Mantenersi su una stessa linea è molto difficile. È faticoso, però dà grandi soddisfazioni. La mia più grande soddisfazione l'ho avuta quando un dipendente di sempre di questo comune, che vi dico, mi ha detto: dottore, ma lei non si è accorto che sta in una salita e da solo e c'è tutta una marea di gente che sta in una discesa? Una semplificazione che io non immaginavo pensare. È la verità, a volte si ha la sensazione che noi da soli vogliamo combattere tutto, ma non è così. C'è tanta brava gente, ha bisogno di essere sostenuta e incoraggiata. Cui rinnovo gli auguri al convegno, agli relatori, e credo e spero e voglio sperare per me, per i miei figli e per tutti voi che andiamo incontro a un mondo migliore. Grazie. Allora, grazie al signor sindaco, all'assessore, al signor prefetto per l'introduzione e i saluti che hanno portato. Tanto per chiudere come dire, l'anteprima del nostro ragionamento, mio dovere è salutare anche la presenza del dirigente scolastico e se mi è permesso di salutare un amico di Società Libera che anche lui ha voluto fortemente questa iniziativa, che è il nostro amico professor Lorenzo Berna. Se ce ne siamo dimenticati qualcuno ci scusiamo, mi scuso io per tutti, ma direi basta con i saluti. Chi siamo come Società Libera? Non siamo professionisti dell'antimafia, cioè non ci occupiamo di antimafia, di crimine organizzato dalla mattina alla sera, perché l'obiettivo di questa associazione, che è un think tank culturale di ispirazione liberale, è tutt'altro rispetto all'argomento di cui oggi trattiamo. E poi dico subito perché, occupandoci di altro, però ci occupiamo anche di crimine organizzato.
Noi abbiamo una visione ben precisa del liberalismo, che essenzialmente significa che non c'entra nulla col linguaggio politico liberale. Ecco, no, io non mi definirei un liberale, perché sennò ci fraintendiamo e ognuno poi pensa a delle cose diverse. Una parola che è entrata nel linguaggio politico e che resta nel linguaggio politico, che vuol dire tutto e nulla. Noi siamo promotori del liberalismo, che è una cosa diversa, è una visione del mondo ben precisa, che evidentemente gli sta a cuore la libertà di mercato, la libertà economica e quant'altro, che prevede una presenza un po' più ridotta dello Stato in molti affari che ci riguardano quotidianamente, ma essenzialmente pone al centro del suo ragionamento l'individuo, la persona e le sue libertà individuali. E quindi laddove vengono intaccate le libertà individuali, anche noi amanti del liberalismo, come nel caso del crimine organizzato, sfioriamo l'argomento. L'abbiamo sfiorato in due grossi convegni che abbiamo fatto a Salerno e a Firenze, da qui l'idea poi di chiedere agli amici di Società Libera che avevano partecipato e ai nostri ospiti di farne un volume molto succinto in cui potesse venire fuori questa visione un po' diversa, come dicevo all'inizio, non da professionisti dell'antimafia o del crimine. Mi permetto di dire che nel paese ce ne sono tanti, troppi forse. Io raccontavo l'altra sera a Roma che non ho mai visto tante persone occuparsi d'ambiente nel momento in cui l'ambiente nel nostro paese soffre il disastro che soffre. Chissà perché, più ci occupiamo di una cosa, più ci sono addetti ai lavori, più le cose non vanno, evidentemente. Ci sarà un perché che poi cercheremo di eventualmente di vedere. Quindi io non mi voglio annoiare, anche perché poi non è il mio compito parlare più in profondità del libro, ma abbiamo tre nostri ospiti illustri relatori, ma vorrei dare, come dire, un quadro d'insieme perché stiamo qui, e per dirvi anche che molto probabilmente non ci annoiamo, perché l'altro pericolo che si corre, forse non qui in Calabria, forse non qui a Stromboli, ma se io ne parlo a Milano di crimine organizzato e come dire di mafia, ho davanti un editorio non molto attento, sono cose dette, ridette, che diciamo tutti, perché la mafia significa che interviene sulla concorrenza, falsa il mercato, tutta sta roba che conosciamo e conoscete voi, che siete dei cittadini esattamente come lo sono io, meglio di qualsiasi altro specialista in materia. E quindi non si tratta di dire delle frasi comuni, ma partiamo da un assunto ben preciso. Signor Prefetto, saremo un po' provocatori rispetto a, come dire, i ragionamenti che spesso si sentono sull'argomento. Da che punto la facciamo partire la provocazione e quindi il volume? Dalla copertina. Abbiamo voluto questa copertina in cui c'è scritto Stato e criminalità e un sottotitolo, un rapporto non sempre dicotomico. Ecco, c'è questa parolaccia del dicotomico, che essenzialmente vuol dire che non sempre Stato e criminalità sono in conflitto. Incominciamo a sfatare uno di questi assunti che, come dire, circolano nel paese. Perché delle volte il crimine è antistato, ma delle volte anche, come dire, colluso con lo Stato in qualche modo, delle volte anche Stato sociale. Mi diceva un ragazzo a Casal di Principe, dove sono andato a fare una ricognizione per capire alcune cose, che se non ci fosse un certo tipo di criminalità nella zona del Casertano, evidentemente ci sarebbe più droga. Sembra un assurdo, ma era così, perché i casalesi fermavano i napoletani che volevano andare su quel territorio a spacciare, non glielo permettevano a Casal di Principe, quindi Stato sociale. E quindi quando due cittadini di Casal di Principe avevano qualche problema, se fosse, mi diceva il ragazzo, ci saremmo rivolti, come dire, alla giustizia, alla magistratura, avremmo avuto molto tempo da aspettare per avere giustizia. Rivolgersi a un capo dei casalesi, la giustizia la facciamo in 24 ore. Non sto qui evidentemente a fare propaganda nell'apologia del crimine, ma per dire che il ragionamento è estremamente complesso nel paese. E allora, ecco perché è spiegato un rapporto non sempre dicotomico. Noi abbiamo avuto la soddisfazione che quando abbiamo presentato questo libro per la prima volta a Roma, nel novembre scorso, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti ha detto non c'è bisogno di leggere il libro, basta il sottotitolo,
per capire dove volete parare e dove volete finire, e su cui io sono abbastanza d'accordo, perché in questo sottotitolo, diceva Roberti, evidentemente si annida la cultura, come la chiama lui, dell'indicibile, cioè delle cose che non necessariamente e non facilmente le sentiamo dire o girare nel paese e via dicendo. Fatta ancora questa grande premessa, vengo all'assunto iniziale. Le mafie esistono, e chi non lo sa, non lo sanno anche i sassi in questo paese, e noi aggiungiamo, fanno anche egregiamente il loro lavoro, lo sanno fare, e quindi non c'è nulla da discutere. Lasciamo ad altri discutere sulle mafie, la presenza, sappiamo tutto sulle mafie. Ma lo Stato lo fa il suo lavoro? Punto di domanda. E questo è quello che ci poniamo nel libro, e si pone Società Libera, che devo correggere, è un'associazione di cultura liberale e non c'entra con Libera, che si occupa di crimine. Beh, evidentemente abbiamo qualche perplessità, e molti autori che hanno partecipato alla stesura del libro hanno partecipato ai nostri convegni, in genere magistrati, procuratore nazionale antimafia o dei lavori in questo senso, qualche dubbio lo esprimono. Perché diciamo che forse abbiamo qualche dubbio? Perché siamo partiti anche da una considerazione che il contrasto al crimine in questo paese oscilla sempre e quotidianamente tra un problema, cioè tra questo binomio: abbiamo in alcuni settori troppo Stato e in altri settori abbiamo poco Stato, e quindi oscilla come un pendolo. Qui da una parte in qualche modo crea dei problemi il troppo Stato a noi cittadini, dall'altra parte ce li crea lo stesso, perché quanto lo vorremmo può darsi che sia un po' carente. E vengo agli esempi. Per portare una lotta al crimine che sia coordinata, che abbia qualche possibilità di successo, perché poi, come dire, mi diceva il presidente Pisano, che è stato presidente della commissione bicamerale antimafia fino a un anno e due anni fa e via dicendo, qui hai voglia restare latitante. Per cui c'è anche questa grande enfasi che quando si aprono i telegiornali la sera dice arrestato uno dei primi 20 latitanti, e tutti noi siamo contenti perché hanno arrestato 20, ma diceva Pisano, e quanto ce ne stanno dopo i primi 20? Potremmo arrivare a 5.000, a 6.000, a quanto ci pare. Quindi il problema è non dare enfasi, ci mancherebbe altro che i latitanti non fossero arrestati dalle forze dell'ordine. Lo diamo per scontato e siamo grati alle forze dell'ordine per il lavoro che fanno. Ma il problema non si risolve con la comunicazione di tipo mass medialogica sul problema, no? Siamo sulla giusta via perché ne arrestiamo tanti. Allora noi diciamo quattro leve da utilizzare in maniera molto sincronica, perché sennò il giochino non funziona. La leva della repressione. Sul discorso della repressione abbiamo, in qualche modo possiamo dire, poco Stato. Sembrerà assurdo, ma secondo noi è così, perché basta prendere quattro cose. La crisi della giustizia civile, e facevo l'esempio prima del ragazzo casalese, ma se voglio giustizia in questo paese, al di là del fatto che io sia colluso, che sia uno appartenente alla criminalità organizzata, ossia il più sant'uomo di questo paese, quanto tempo devo aspettare? Allora, se non sono in qualche modo inserito in quegli ingranaggi del crimine organizzato, aspetterò e premerò sul mio avvocato e dirò: avvocato, quanto vinciamo la causa, quanto ce la fissano l'udienza, e le cose che sappiamo tutti. Se non sono uno stinco di santo, evidentemente so anche rivolgermi per alcune cose. Pensate al recupero crediti, voglio dire, cui per esempio pezzi di camorra napoletani, come dire, hanno campato in passato anche su questo. Dice: quello mi deve 8 milioni, me li recuperi. Che è poi la parte limitata evidentemente del crimine. Quindi la crisi della giustizia civile, se non si avviene, se non si dà giustizia ai cittadini, e ne risente anche la lotta al crimine, c'è poco da prenderci in giro su questo aspetto. L'isolamento della magistratura. Ma perché in questo paese noi abbiamo una magistratura isolata, o abbiamo un pool o pezzi di magistratura, per esempio quelli della Procura Nazionale Antimafia,
che in qualche modo fanno in grande isolamento un po' il loro lavoro, e noi tutti, iniziando da chi vi parla, come dire, delega alla magistratura la lotta al crimine. Ma la lotta al crimine non è da farsi solamente attraverso le forze dell'ordine o attraverso la magistratura. Lo diceva un po' prima il prefetto, è una cosa che riguarda tutti noi. Quindi questo isolamento della magistratura in qualche modo va colmato, perché se no, come dire, la mettiamo in difficoltà nei confronti del crimine organizzato. E questo però è un punto dolente in cui lo Stato si vede poco. Il sistema penitenziario, se è vero che la Costituzione dice che in qualche modo i detenuti, la riabilitazione, tutte le cose che sapete meglio di me non le racconto, ma se manteniamo un sistema penitenziario a livello in cui è, se non facciamo funzionare bene o benissimo, ma manco quelli che vanno al 41 bis, all'interno delle carceri capisce poco niente, parliamoci chiaro, non riabilitiamo nessuno, non facciamo nulla, allora il problema è dello Stato, c'è poco Stato. E aggiungerei una cosa, mi dispiace che non c'è nessuno che si occupa qui a questo tavolo, come è successo in altri contesti, dei beni confiscati. Allora mi rivolgo al prefetto, all'autorità dello Stato presente. Non c'è molta chiarezza, per esempio, sui beni confiscati. Se io vado sul sito delle agenzie dei beni confiscati come cittadino, come Vincenzo Olita, non riesco bene a capire come avvengono poi le assegnazioni dei beni confiscati, attraverso quali meccanismi, chi li prende. Qualcuno mi ha risposto che non può essere tutto trasparente sul sito delle agenzie per una questione di riservatezza. Stiamo dicendo una cosa che va al di là del bene e del male, perché specialmente nei posti piccoli, vuole dire, tutto sanno tutto di tutti, evidentemente, e che questa agenzia è nata col piede storto, cammina ancora zoppicando, e nel momento in cui noi sequestriamo dei beni al crimine organizzato ne facciamo anche cattivo uso, e allora vuol dire che la leva repressiva funziona poco, funziona male, poco Stato. Ancora un esempio di poco Stato, scusatemi, vado velocemente perché non voglio rubare tempo e spazio ai nostri ospiti. Se il paese non ha un risveglio culturale, e qui mi aggancio a quello che diceva il signor prefetto, che significa un risveglio etico, che significa non pensare solamente le cose che hanno valore giuridico e per cui sono perseguibili perché c'è la magistratura che li persegue e via dicendo, ma anche, come dire, uno sgarro etico dovrebbe avere un valore. Qui quante volte si è detto, ma quello appartiene alla polemica politica, in Inghilterra c'era il marito della ministra che l'hanno preso con le mani nel sacco perché aveva comprato un CD che valeva 14 sterline, e dopodiché la moglie si è dimessa, e la gente ride su questo e dice, in Italia quanto mai succederebbe una cosa simile. È un livello di caduta enorme su una battuta, dire ma in Italia quanto mai succederebbe una cosa simile. Allora passa di tutto attraverso questo ragionamento, passano anche i rapporti interpersonali, passa il fatto che io possa essere un maleducato in questo momento nei vostri confronti. Signori, l'etica è una cosa importante di cui l'abbiamo dimenticato, l'abbiamo delegata ai preti, alla religione, ma non è vero, è la civitas di tutti noi. E quindi il discorso della prevenzione, a cui diamo poca importanza, come dire, prevenire alcune cose, via dicendo, sul piano anche culturale. Mi sono innamorato ultimamente, facendo queste presentazioni, facendo due esempi, e li rifaccio anche stasera a Strongoli, perché ho visto che calzano molto. L'ho fatto la prima volta 2 mesi fa a Cremona. Presente il presidente del tribunale di Cremona, con cui c'entrava il tribunale. Gli esempi sono questi. Ma signori, in che paese viviamo nel momento in cui sui giornali, i politici, qualsiasi persona che abbia qualche carica e non, ci parla di lotta alla corruzione, di lotta all'evasione fiscale e via dicendo? Il giorno prima che noi presentassimo il libro a Cremona, la settimana prima presentato il libro a Cremona, il tribunale di Cremona aveva rinviato a giudizio l'allenatore della nazionale di calcio. Io non mi occupo di calcio, ma so che si chiama Conte. Chi è di voi ha visto il Festival di Sanremo? Questo signore, che era stato appena rinviato a giudizio, è salito come una star sul palcoscenico della Rai
e via dicendo, ed è stato additato all'opinione pubblica come un grande personaggio. Beh, se questo è il modo di insegnare qualcosa alle nuove generazioni, evidentemente il paese è più facile. Però dice, ma tu sei uno che non soffa di calcio, quindi non puoi capire l'importanza di un allenatore che si chiama Conte. Sarà, non capisco nulla, tenetelo. Però. Secondo esempio, e giustamente il presidente del tribunale di Cremona, perché dal tribunale era stato rinviato a giudizio, ha detto Olita ha ragione, voglio dire, noi l'abbiamo rinviato e poi lo mandiamo sul palco di Sanremo. Gianna Nannini, chi si occupa di come si chiama? Signori, c'ha problemi di evasione fiscale grandi quanto una casa, e senza andare lontano a fare altri esempi, ce la siamo sempre ritrovata come una grande star al Festival di Sanremo. Sembrava che meglio di questa signora non ci fosse nessuno, una grande piacere. Tutti applaudiamo, tutti stiamo bene, tutti andiamo a casa, dopodiché la mattina dopo cominciamo un'altra volta sui giornali la lotta all'evasione. Beh, e l'etica? Dove sta? E lo Stato? Dove sta? Ma la RAI non è un fatto pubblico. Allora bisogna farci l'esame di coscienza. Due esempi e poi ho finito da annoiare. Sullo invece troppo Stato, economia e la burocrazia, tutti diciamo la burocrazia, ma sono cose che le diciamo dall'altro secolo. C'è stato un grandissimo prefetto, a mio avviso, non so se il prefetto condivide, che si chiamava il prefetto Mori, che all'inizio del secolo, il fascismo lo mandò dell'altro secolo, lo mandò a fare il prefetto a Palermo. All'inizio fece una buona repressione, hanno fatto anche un filmato in televisione poco tempo fa, fece una buona repressione, arrestava gente, no. Dopodiché andò a finire la sua carriera a Bologna occupandosi di tutt'altro e scrisse un bellissimo libro di memorie su cui io tanti anni fa appresi questa bellissima frase: la burocrazia è la scienza dell'intercapire. Laddove c'è burocrazia passa di tutto, appunto perché c'è, è una scienza, come dire. Allora nell'intercapedine ci passa dalla polvere alla corruzione, alle mazzette, a quello che volete. Allora la burocrazia non è una risorsa per lo Stato, è una criticità per lo Stato. A chi tocca abbattere la burocrazia? Alle forze dell'ordine, non è compito loro, ai prefetti, non è compito loro, alla politica, evidentemente. Il formalismo. Quanti certificati antimafia si rilasciano in un anno in Italia? Migliaia. E diventa. Che succede? Un attentato. Caduto un vento. Uguale. E allora. Era un segnale per farmi smettere velocemente. Ci sono quasi. E allora dicevo il formalismo, la vischiosità delle procedure che riguardano sia i cittadini comuni che le aziende. Non a caso, come dire, la vischiosità procedurale, come dire, vede le tabelle OCSA, le valutazioni dell'OCSE, che come sapete è un organismo internazionale molto dignitoso e via dicendo, dove ci vede praticamente in penultima posizione in Europa. Vuol dire che abbiamo tanta vischiosità nelle aziende e via dicendo, che qualcun altro poi ha calcolato che per una piccola media industria stare dietro agli oneri di vischiosità procedurale anche in termini economici rappresenta il 7,4% del fatturato, e allora creiamo, come dire, l'antipatia per lo Stato. E allora qui scatta sempre il ragionamento di prima: se io non sono, come dire, colluso con nulla, con nessuno, mi resta l'antipatia e dirò alle prossime elezioni però so per chi votare, e il ragionamento finisce lì. Se non sono uno stinco di santo, il ragionamento non finisce lì. L'asfissia fiscale, è inutile che ne parliamo perché penso che siamo tutti d'accordo anche qui e via dicendo. E qui c'è troppo Stato, così come c'è troppo Stato nel sistema politico. I partiti invadono la politica, invade tutto e tutto, dalle ASL a tutto ciò che vi pare, è inutile perderci tempo sopra e via dicendo, anche perché voglio soffermarmi solo su un problema. Beh, signori, c'è un problema che questo paese, cioè che noi tutti dobbiamo affrontare, ma la selezione della nostra classe politica, noi cittadini come la facciamo? Ma chi ci rimanda? Chi ci ha mandato il signor sindaco a fare il sindaco?
voi che mi ascoltate, adesso se può essere, come dire, sulla retta via, evidentemente la responsabilità anche di chi ce l'ha mandata, se sulla cattiva via, mi perdoni gli esempi estremi, e via dicendo, la responsabilità è sempre vostra, è così come mia che voto a Milano e quindi voto per un parlamentare, un senatore o chi mi pare per mandarlo in Parlamento. Evidentemente non basta la buona volontà, ma bisogna riprendere, come dire, la partecipazione della gente alla vita politica, qualunque esso sia, non sto qui a fare propaganda per Tizio Caio Sempronio, qualunque esso sia, e pensare che l'antipolitica poi non porta da nessuna parte, il mugugno, no? Come dire, sono tutti uguali, ho capito, sono tutti uguali, diamoci una svolta. Io non la faccio più lunga che tanto, ma voglio solamente dire che il problema della mafia, il problema del rapporto su cui i giornali hanno speso l'ira di Dio in questi ultimi anni e mesi, il rapporto tra Stato e mafia, non stiamo scoprendo nulla di nuovo, è roba del 1800 e in avanti. Tanto è vero che un autore che noi amiamo molto, e penso anche molti di voi, che si chiama Sidney Sonnino scrisse nel 1870 questa frase, secondo me lapidaria: il problema mafia è il problema delle classi dirigenti dell'Italia. Ha scritto 145 anni fa, la cosa più o meno è rimasta allo stesso livello. Io vi ringrazio e la smetto qui. E passo per occuparci anche di questo territorio, evidentemente, rispetto a queste cose che io ho detto, come dire, non politicamente corrette, un po' scorrette, però è giusto dire le cose scorrette, perché sennò ci annoiamo, che sarei venuto a fare da Milano, come dire, a dire delle cose che non hanno molta strada da fare. Al sindaco di Decollatura, che penso che non sia molto lontana da qui, vero signor sindaco? E via dicendo, quindi sì, grazie, buonasera a tutti. Buonasera, è veramente un piacere essere qui con voi. Decollatura è nella Presila Catanzarese, un comune di 3.300 abitanti, 52 chilometri quadrati. E permettetemi veramente di ringraziare questa sera chi ha voluto organizzare questo incontro, soprattutto l'amministrazione, il collega sindaco, l'assessore. E guardate che io ne sono fiera quando partecipo a dibattiti di questo genere, perché guardate che non tutti amano partecipare a questi discorsi, e questo è il problema principale forse che abbiamo ancora in tante parti d'Italia, vorrei dire, ma soprattutto in Calabria. E ringrazio l'associazione Società Libera per avermi voluto qui e per avermi dato anche l'opportunità di leggere questi racconti, che mi permetto anche di dirvi che è un libro che si legge in modo facile, comprensibile, in due volte se vogliamo leggere, tre ore, due ore. E quindi io vi dico che è un libro che è necessario per ognuno di noi leggere e riflettere, soprattutto su alcuni rapporti. E permettetemi anche di dire però che è edito da una casa editrice a me molto cara, perché Soveria Mannelli, la casa di Rubettino, nella casa editrice che è proprio accanto al mio comune, Soveria Mannelli e Decollatura, potrebbero fondersi, io lo spero che un giorno finalmente ci sia questa bella unione. E allora vediamo un po' di raccontare una storia di un sindaco donna eletta nel 2011 e di calarlo dentro questo rapporto che, credetemi, ho trovato tanto, e soprattutto nelle parole
di Sua Eccellenza il Prefetto, ho trovato delle grandi riflessioni che oggi a 4 anni di distanza posso fare, ma che nel 2011, quando siamo stati eletti, vi premetto che siamo stati eletti la maggioranza di donne, perché il sindaco, essendo donna, ha voluto in lista tante donne elette, e in giunta siamo 3 donne e un uomo. Ma sorvoliamo su questo e comprendiamoci però che un dato è un elemento comunque importante in questa nostra regione, che poco è conosciuto, che poco è valutato purtroppo. E allora nel 2011 questa lista che si candida piena di giovani e di donne, che vuole in qualche maniera ridare un volto e una parola ai cittadini di quel paese, perché purtroppo trattasi di un paese che in precedenza aveva visto la guida per 15 anni della stessa persona e che purtroppo a distanza di tempo oggi io posso dire che il comune non era la casa dei cittadini, ma purtroppo la casa degli affari, e lo posso dire perché siamo anche costituiti parte civile in 2 procedimenti penali contro amministratori e dipendenti. Non è una bella cosa, certo che non è una bella cosa. Ma in quel momento, nel momento in cui siamo entrati ad amministrare, io subito capì, da quello che avevamo visto nel territorio, nel momento in cui facevamo la campagna elettorale, a quando siamo entrati, che noi dovevamo puntare soprattutto sul riavvicinare i cittadini alla partecipazione attiva della cosa pubblica, non della vita politica partitica, ma la cosa pubblica. E questo è stato il faro che ci ha guidato, non con poche naturalmente, diciamo, non erano minacce, ma sicuramente con tanti, con tante trappole, con tante problematiche, soprattutto l'ex sindaco, e qui lo trovo in questo testo, un racconto che dice chiaramente che la continua vessazione dell'ex sindaco nei confronti magari della nuova amministrazione porta spesso poi a stanchezza. E purtroppo eletti a maggio del 2011, a dicembre del 2011 io avevo chiesto al prefetto di ricevermi perché volevo dare le mie dimissioni. Ebbi ad incontrare un prefetto, come ce ne sono tanti, ma tutti e due quelli che abbiamo avuto a Catanzaro, sia il prefetto Repucci sia il prefetto Cannizzaro, mi sono state tanto vicino, e soprattutto però ancora oggi ringrazio le forze dell'ordine. C'è una caserma dei carabinieri a Decollatura che ancora oggi mi stanno molto vicini, e ancora oggi, pochi giorni fa, una stupida, scusate l'espressione, lettera anonima non ci fa più assolutamente che sorridere. Ma perché tutto questo? Perché vedete, se l'amministratore, che sia sindaco, che sia assessore, che sia consigliere, di minoranza o di maggioranza, non ha ben chiaro che siamo a servizio della comunità e del bene comune, questo fa tutt'altro poi dell'amministratore. E allora noi, proprio perché avevamo capito, e io durante la campagna elettorale, poi subito dopo nel ringraziare i cittadini, dissi subito: sono il sindaco di tutti, ma scelgo io con chi prendere il caffè. Perché durante il percorso molti erano gli inviti a cene o ad altro, ma questo deve essere un'attenzione ancora più alta,
E nel momento in cui si entra e ci si trova di fronte a un ufficio tecnico che comanda, diciamolo chiaramente, lì bisogna prendere delle decisioni, bisogna rompere con il passato e bisogna dargli un segnale preciso, anche se si è donne, perché il subire, diciamo che molte di noi in maggioranza abbiamo subito, e soprattutto le lettere anonime, le vergogne, i video, erano soprattutto attacchi personali alla donna. Ma questo non deve far paura. Questo anzi, al contrario, ci deve far andare avanti, perché significa che stiamo facendo qualcosa che probabilmente non è del loro, non è apprezzato da alcuni uomini. E perché non era apprezzato? Perché se l'ufficio tecnico comandava e una pratica passava e un'altra no, sicuramente qualcosa c'era. E purtroppo però era stato creato dalla precedente amministrazione. Se per 10-15 anni si è scelto di dare o non dare, era normale. Io non me la potevo prendere con la popolazione che mi veniva continuamente a dire: ma sindaco, ma noi l'abbiamo votata, ma che cosa fa? E io ho cominciato a dire: è cambiata pagina. Tutti abbiamo gli stessi diritti nell'ambito di una regola di legalità. E allora, forti di questa cultura che abbiamo cercato di trasmettere e forti però anche di dialoghi continui con la popolazione, che credetemi non è stata facile, perché quando c'erano continui attacchi e soprattutto articoli di giornale contro, molte persone non ci sostenevano più. C'era questa paura e questa omertà che oggi però, a 4 anni di distanza, vi posso assicurare che non c'è più. Che il corso di questa nostra amministrazione ha fatto veramente ribellare e oggi finalmente sentir libera una popolazione che prima si sentiva oppressa. E allora ecco perché il sindaco, l'assessore, il consigliere, ma sono dei pubblici ufficiali, rappresentano lo Stato come lo rappresentano tanti altri organi, e i cittadini sono anche Stato. E allora far capire questo lo abbiamo fatto subito con un'azione, cioè il recupero dell'evasione fiscale. Non era più possibile che molti cittadini non avevano mai versato dell'imposta. Pensate se potevamo essere apprezzati in quel momento. Ma ripeto, il tempo dà ragione. E se si vuole restare in quella scia, bisogna fare delle scelte. L'altra cosa che abbiamo fatto subito, purtroppo, abbiamo dovuto necessariamente mettere mani ad alcune gare che erano in corso e anche revocarle. Da quelle revoche naturalmente abbiamo pagato dei prezzi e anche una dimissione di un vice sindaco di grande valore, ma proprio dimissione, anche perché aveva un'attività commerciale e quindi non poteva rischiare la sua attività per l'attività amministrativa. Certo, io capisco dov'era lo Stato. Noi in quel momento, per poter andare avanti, l'abbiamo avuto vicino. E purtroppo il tutto è sfociato in una brutta, brutta storia che molti di voi conoscono, perché fu troppo cruenta e violenta e tutti i giornali ne parlarono. E cioè un duplice omicidio alle 15:30 in un bar vicino da noi, proprio al comune vicino, fatto compiuto da un vigile del comune che era stato messo a riposo per un po'.
oggi noi siamo costituiti per altri motivi, non per quel tipo di omicidio, ma perché purtroppo c'era stato del peculato dentro il comune, siamo costituiti parte civile proprio contro questa persona. E vi devo dire che non c'è niente di anormale o di particolare. Io insisto, non abbiamo fatto niente di particolare. Dobbiamo fare la nostra parte in ogni momento, in ogni situazione. E se siamo convinti di quello che facciamo e che non facciamo del male agli altri, ma lo facciamo per una comunità, lo facciamo per una cittadinanza, io penso che poi alla fine i risultati sono quelli che daranno i loro frutti. Chiudo con una nota positiva di quanto è importante questo legame tra amministrazione e cittadino. Noi abbiamo un progetto, lo SPRAR, che tutti conoscete perché ormai la Calabria è piena di progetto SPRAR, accoglienza dei rifugiati politici, voi a Crotone ne sapete più di me. Noi li abbiamo accolti naturalmente con pochi numeri, in tutto ne abbiamo 18, e credetemi, io nel momento in cui mi chiamò il prefetto che arrivavano questi rifugiati, mi disse però subito: c'è una donna che deve partorire fra 2 settimane. Beh, insomma, lì mi mise un po' in tensione, ma io chiamai tante donne, come ce ne siete tante qui questa sera, ed ebbi un grande, grande sollievo, perché loro fecero quello che io forse non sapevo fare, dal semplice corredino ad aiutarle quando tornò a casa. Quindi, credetemi, io sono convinta, da dopo questa esperienza, che pur avendo tanti dubbi, io finisco il mandato l'anno prossimo, e pur avendo tanti dubbi sulla ricandidatura, per vari motivi, e per la tristezza che però aleggia in me, che è questa: la burocrazia. Troppe regole, troppi consulenti, troppi controllori. Vanno bene, ma deve essere semplificato. Non è possibile che alcune volte il sindaco perde di vista l'obiettivo comunità, problematica comunità, strategico, e deve sostituirsi in particolar modo nei piccoli comuni, e laddove purtroppo il problema personale è enorme nei piccoli comuni, perché non abbiamo la professionalità che oggi la legislazione ci impone. Un bilancio comunale non lo può fare uno che abbiamo magari assunto ex LSULPO. Scusate, ma non è possibile. E allora non è possibile che poi il sindaco debba essere perseguito per questi fatti. Ci sono revisori, ci sono nuclei di valutazione, c'è tanto. Però ancora non siamo arrivati al punto in cui possiamo dire che fare il sindaco è una bella, un bel servizio per avviare strategie, attività di sviluppo, perché ogni tanto dobbiamo fermarci. Nel momento in cui pensiamo a un progetto strategico, e pensate nei piccoli comuni, che il sindaco, autorità sanitaria, autorità di vigilanza, autorità di sicurezza, poi bisogna in qualche maniera fermarsi. E allora, e nel momento in cui c'è anche il controllo, perché il controllo non si deve mai perdere di vista. Questo io lo dico sempre: il sindaco il controllo lo deve avere, gli viene dato per istituzionalmente, ma lo deve avere e deve sapere cosa succede sul proprio territorio, perché il sindaco poi attiva tutta la rete istituzionale che lo Stato ci mette a disposizione. Io vi ringrazio molto, è veramente
avrei tanto tanto da raccontarvi, ma spero veramente che questa sera sia un punto di riflessione, e vi invito veramente a leggere veramente questi piccoli racconti, questi rapporti, questi piccoli, sono piccoli racconti di tante tante persone di grande esperienza, ma che poi forse trasformate nelle nostre realtà possono servirci e sicuramente ci possono guidare meglio. Auguri per tutto quanto. Grazie Sindaco per la sua esperienza. Prima di dare la parola all'amico Marco Marchese di Società Libera e Calabrese, mi devo anche portare le scuse e il rincrescimento del prefetto De Sena, che era previsto dagli inviti, ma che purtroppo per ragioni di salute è dovuto con suo grande dispiacere rimanere a Roma. Detto questo, all'amico Marchese vorrei anche a lui fare una provocazione, perché ne abbiamo naturalmente non adesso per la prima volta parlato, ma ne abbiamo parlato in passato. Io per esempio nel libro, io personalmente nel mio racconto sul libro porto l'esempio della commissione bicamerale antimafia, dicendo che una cosa che fu istituita dal Parlamento italiano per la prima volta nel 1962, sono 53 anni che c'è la commissione bicamerale antimafia, io non ho capito sinceramente a che cosa serva. Ho capito solo che costa solamente per audizioni 1,5 milioni di euro per ascoltare le persone, che poi ogni legislatura più o meno sono sempre le stesse, e via dicendo, ma che poi porta a scarsi risultati. Anche perché, ancora una volta, lì quello che la commissione fa a ogni fine legislatura in qualche modo ricalca un po' quello che era già stato detto dalla legislatura precedente, quindi lo trovo un organismo inutile, molto politicizzato, che non porta molto lontano e via dicendo. Ci sono stati degli esempi meravigliosi, c'è stato un codice etico per esempio degli anni 60, all'inizio degli anni 70, fino a aiutami tu che sei un esperto di commissione bicamerale, dell'onorevole infatti mi confondevo con un altro 90, quindi concorda con me prefetto che era un documento perfetto il codice etico l'attuale legge di Chiaromonte, no, l'attuale che noi chiamiamo così, la Severi. Per cui molto lavoro è stato fatto in passato del tipo questo di Chiaromonte e via dicendo. Io lo considero una cosa inutile arrivare a questo punto, serve solo la politica. Il mio amico Marchese non è d'accordo, gli darei la parola per far vedere quanta dialettica ci vuole su questi argomenti. Grazie Vincenzo. Sì, in effetti devo dire che con Vincenzo sono diversi anni che noi discutiamo fra utilità e non utilità della Commissione parlamentare antimafia. Abbiamo questa, diciamo, simpatica diatriba, però questo ci dà la possibilità di confrontarci. Vabbè, utilizziamo questo. E quindi siamo alle prese, cioè, da alcuni anni con questa diatriba di chi è favorevole a far continuare ad esistere la Commissione antimafia e chi invece no. Io prima di tutto voglio ringraziare ognuno di voi, perché devo dire la verità, nei giri fatti in Italia, in diverse località per presentare il testo, questo testo è stato criminalità, questa è una delle più belle sale, devo dire la verità, per cui grazie veramente per essere venuto ad ognuno di voi. E grazie per il vostro tempo, l'attenzione e la sensibilità. Do un paio di comunicazioni di servizio, poi vi voglio raccontare una storia, perché io ho tanta voglia di svergognare un po' di mafiosi stasera, cioè non vi aspettate nomi, cose clamorose oppure cose di qua, però vi voglio raccontare una storia significativa
che forse qualche cosa ci racconta. Intanto le comunicazioni di servizio, il libro per chi lo desiderasse sta lì, è in vendita, quindi chi vuole poi dopo si può avvicinare al banchetto e può prenderne una copia. In più ci sono delle schede, se qualcuno vuole lasciare il proprio indirizzo di posta elettronica ed essere informato sulle attività che facciamo, prego. Ah sì, assolutamente, sì. Diciamo, chi vuole approfittare del libro, soprattutto per gli studenti del liceo, diciamo è un testo utile e quindi lo potete reperire lì. Poi vi invito anche a visitare il nostro sito internet www.societalibera.org, e dove potete, diciamo, visionare le attività che facciamo e via discorrendo. E vi voglio raccontare molto brevemente anche come è nato questo libro. Questo libro è nato, lo accennava Vincenzo all'inizio, quindi è nato attraverso una serie di convegni in varie città italiane che abbiamo fatto. Allora con Vincenzo abbiamo pensato di non disperdere quel patrimonio, non disperdere quel patrimonio di comunicazione che ci veniva molto qualificata da tutti gli oratori che si sono cimentati in questo convegno, in questi convegni, Stato e criminalità, enti locali e criminalità. Allora poi dopo abbiamo chiesto a tutti gli intervenuti di tradurre, di semplificare e di tradurre in mini saggio quelli che erano i loro interventi, e allora a quel punto è venuto fuori questo testo qua. È un testo molto pratico che non si limita soltanto all'analisi, ma fa delle proposte concrete attraverso le quali ognuno poi dopo può farsi un'opinione, può apprezzare, dissentire, essere d'accordo e via discorrendo. La mia diatriba con Vincenzo sulla commissione antimafia: Vincenzo ritiene che la commissione antimafia abbia, diciamo, esaurito. La commissione bicamerale antimafia è una commissione che è composta da 25 deputati, 25 senatori, sono più o meno 50 anni che ad ogni legislatura viene istituita attraverso una legge con un mandato preciso. E per semplificare e farvi capire, nell'ultima legislatura, quella attuale, come presidente abbiamo l'onorevole Rossi Bindi, diciamo, fra la complessità di questo mandato che ha la commissione antimafia c'è quello di proporre al Parlamento le modifiche legislative necessarie per combattere più efficacemente le mafie. Cosa semplice? Per la commissione bicamerale io direi di sì, perché 50 anni di audizioni e di conoscenza in commissione hanno fatto in modo che la commissione sia un patrimonio per il paese di conoscenza approfondita delle mafie assolutamente straordinario. Solo questo merita, voglio dire, la prosecuzione. Poi attraverso, diciamo, la legge istitutiva, che cosa è accaduto? Accade che la commissione redige delle relazioni generali e delle relazioni tematiche. Queste vengono trasmesse al Parlamento. Sapete cosa succede? Il Parlamento puntualmente se le tiene nel cassetto, ed è questo il problema. La commissione antimafia è di un'utilità unica, perché poi le proposte legislative per combattere più efficacemente le mafie ci sono. Il problema sta poi dopo nella globalità del Parlamento italiano, che purtroppo questa relazione nemmeno le discute. La relazione finale, e qui noi su questo testo abbiamo portato dalla scorsa legislatura un ampio stralcio della commissione, della relazione finale del presidente Pisanu, e sono una trentina di pagine, io oserei dire sconvolgenti, che dovrebbero far saltare sulla sedia. Il Parlamento non ha avuto la decenza di aprire una discussione, è questo quello che non va, è questo quello che non va, insieme alla mancanza di, e io lo dico chiaramente, alla mancanza di dignità propria della Commissione parlamentare antimafia. Anche perché lì non è che ci sono le prime 50 persone che passano per strada, ci stanno 25 deputati e 25 senatori, scusate se è poco, non riescono a difendere la propria dignità di commissari su un lavoro che io personalmente ritengo eccellente. Loro non ci riescono. Andiamo avanti.
Ecco perché dico che questa autorità deve esserci e deve continuare. Devo dirvi una cosa forse poco simpatica, e poi dopo vi racconto la storia dove ho voglia di svergognare un po' i mafiosi, perché così l'ho fatto. Combattere la mafia significa prima di tutto studiarla un po', essere a conoscenza e dimostrare a queste persone che, io lo ribadisco, ovunque intervengo in Calabria sono un'esigua minoranza. Siamo 2 milioni di persone. Il grosso potere mafioso è detenuto da alcune migliaia di persone, quindi che non si dica che la terra di Calabria è una terra di mafia, ma non è una terra di mafiosi, perché i mafiosi sono una minoranza, però purtroppo, ahimè, molto potente, che ha anche un certo seguito. Beh, la lotta alla mafia passa attraverso la conoscenza, attraverso il fatto di svergognarli dicendo: io so, magari non so tutto, ma qualcosa la so, e di conseguenza mi comporto in modo conseguente. Ve lo spiego fra un minuto che cosa voglio dire. Devo dirvi una cosa poco simpatica, io non vorrei essere frainteso. La settimana scorsa a Catanzaro si è svolta una manifestazione importante, una manifestazione necessaria, una manifestazione bella, organizzata dal coordinamento Libera, che è una cosa diversa da Società Libera, siamo, diciamo, due associazioni diverse. E questa manifestazione, ripeto, necessaria, importante, bella, a cui hanno aderito partiti politici, associazioni, organizzazioni, abbiamo aderito a, anche, voglio dire, Liberi TV, che ha la sua telecamera qui e che riprende e che dopo proietterà, diciamo, sul web questo incontro. E io che cosa ho fatto? insieme a Giuseppe, che sta lì vicino alla telecamera, abbiamo raccolto una ventina, no, forse anche di più, forse una trentina di interviste di persone comuni. Cioè, non andavamo alla ricerca col microfono degli esponenti che ci dicessero, ci spiegassero, eccetera. Volevamo capire la percezione delle persone del fenomeno criminale. Ahimè, sono rimasto molto deluso, ma non tanto dalle risposte, perché i contenuti c'erano, è la conclusione che mi ha demoralizzato e mi ha fatto dire: ahimè, non ci siamo. Perché se io fossi un boss mafioso, se fossi una persona che nella 'ndrangheta contasse e guardassi la televisione, guardassi quella manifestazione, forse anche questa qua, no? E dovessi esprimere un giudizio su quella manifestazione, io mi farei 4 risate. Perché noi ancora, a livello di cittadinanza, non abbiamo neanche l'idea di come alcuni meccanismi funzionano, e solo attraverso la conoscenza, attraverso i libri, non questo, c'è una letteratura, possiamo riempire una biblioteca che potrebbe coprire tutti i muri di questa stanza per quanto riguarda la criminalità organizzata, ma le mafie si combattono attraverso la conoscenza. E qui vi voglio raccontare una storia, potrei raccontarne tante, ma ne voglio raccontare una, diciamo, slegata strettamente da questo territorio, per non essere appunto frainteso. Io vorrei raccontare la storia di una breve ricerca che 4 anni fa ho condotto insieme ad un gruppo d'amici fra Cosenza, Rende, Castrolibero e Montaltufugo. Questi 4 comuni a Cosenza formano quasi una conurbazione unica. Cosenza e Rende si sono già fusi di fatto come proprio centro urbano, e poi c'è Castrolibero e Montaltufugo, sono comuni limitrofi. In totale questi 4 comuni fanno circa 140.000 abitanti, parliamo di 6-7 anni fa. Vedete, in un territorio che ospita circa 140.000 residenti, nel volgere di un lustro, cioè 5 anni, sono stati costruiti appartamenti che possono contenere 40.000 persone, ok? Una città nella città.
E c'è stata una fioritura di cantieri che tuttora continua su questo territorio, assolutamente incredibile e inusuale per i nostri territori. Io ho la fortuna per lavoro di girare la Calabria da nord a sud, da est ad ovest e molte località d'Italia. Vi garantisco quello che è accaduto 7-8 anni fa a Cosenza in termini di cantieri non è accaduto in nessuna parte d'Italia. Ripeto i numeri, su un territorio che ospita 140.000 residenti in 5 anni hanno costruito appartamenti che ne possono contenere 40.000. Allora dice vabbè, dovrei trovare dei riscontri su dei dati. Allora mi sono posto la domanda. Mi sono posto la domanda e ho detto beh, c'è l'Ateneo Universitario, sarà che gli iscritti all'Unical di Alcavacata saranno esplosi e allora le persone stanno facendo investimenti, non lo so, investono i risparmi per comprare un appartamento e poi dopo fittarlo a questi ragazzi che vanno all'università? La risposta è stata negativa. Perché rispetto agli anni precedenti, nei 5 anni osservati, gli iscritti all'Unical sono rimasti uguali, come sono rimasti uguali negli anni successivi fino ad oggi. Allora ho detto, vabbè, andiamo a vedere i dati dell'Istat, perché se in 5 anni su questo territorio costruiscono appartamenti per 40.000 persone, allora significa che io dovrei trovare un'impennata nei dati statistici dei residenti, dati certi, dati statistici, che arrivano dagli uffici anagrafi dei comuni. Ho trovato nei 5 anni un incremento di meno di 1.000 persone, peraltro nel comune di Cosenza un decremento di 1.500 persone all'ufficio anagrafe. Dice, ma allora qui gli imprenditori edili sono pazzi, si saranno sbagliati tutti. Allora io voglio andare alla Camera di Commercio e voglio andare a vedere quante società sono fallite, perché se tu investi 10 milioni di euro per fare 50 appartamenti e non li vendi, fallisci. O hai i soldi tu in tasca, difficile, oppure qualcuno ti fa credito e il credito lo devi restituire. Quindi se tu non vendi gli appartamenti, tu devi fallire, non c'è un'alternativa. Non c'era l'impennata dei fallimenti. E allora poi dopo grattiamo un po'. Vabbè, vi racconto un particolare. Qualche anno fa ci ha messo poi dopo la Procura di Cosenza 4 anni per aprire un fascicolo, ma non per responsabilità della Procura di Cosenza. Durante un'audizione di commissione antimafia, l'allora procuratore della distrettuale antimafia di Reggio Calabria, Emilio Ledonne, adesso procuratore generale ad Ancona, se sta ancora là, fece una dichiarazione assolutamente sconvolgente durante un'audizione e disse ai commissari: sentite, a Cosenza in via degli Alimena ci sono 4 società, però vorrei precisare bene, non come si dice da noi una quattrina di società che possono essere, voglio dire, 10, 12, 15, 20, no, cioè, no 4, 1, 2, 3, 4. In via degli Alimena a Cosenza c'è uno studio di commercialista dove sono domiciliate 4 società che sono proprietarie di 500 appezzamenti di terreno e 1.500 appartamenti. Questo già ci indica qualcosa. Su questo, 4 anni dopo, abbiamo saputo che sta indagando la Procura di Cosenza. Però il meccanismo viene fuori a galla facendo un po' il collage di informazioni che si ricevono da libri, studi, ricerche, dalle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, dalla Direzione Investigativa Antimafia, eccetera, eccetera. Perché a Cosenza si è costruito così tanto? Perché le società che hanno costruito non sono fallite? Perché gli appartamenti a Cosenza non si vendono? Se voi viaggiate nella città di Cosenza di notte, vedete tutta una serie di enormi palazzi che sono completamente bui, indice che sono disabitati. Allora perché succede tutto questo? Adesso vi spiego il meccanismo che emerge dietro, però prima voglio porre proprio alla vostra attenzione, se qualcuno di voi mi può aiutare a capire, un fenomeno stranissimo. A Cosenza si può costruire in territori dove come visuale ci può essere la splendida Sila, i prati, gli alberi, il verde. Sapete dove hanno costruito circa 300 appartamenti?
Sapete dove hanno costruito palazzi che arrivano fino al 12° piano? Sapete che vista hanno? Hanno vista carcere di Cosenza. Vabbè, c'è un progetto di riqualificazione lì, no? Però cerco di mettermi nei panni di un costruttore. Io mi metto nei panni di un costruttore e dico: vabbè, devo costruire un palazzo e devo fare 50 appartamenti. E ho la possibilità di avere la vista sulle splendide montagne della Sila e la vista proprio all'interno, no? C'è il carcere, un edificio basso di 2-3 piani, e poi io costruisco un palazzo di 12 piani per cui ho proprio vista carcere. Ma voi dove andreste a costruirlo questo palazzo? Io la risposta la so. E allora la domanda che mi pongo è: come mai questi imprenditori hanno costruito lì, in quel punto, con la consapevolezza che non avrebbero venduto gli appartamenti? E non sono falliti. Questa è la bizzarria. Non sono falliti perché poi si gratta nei dati della Camera di Commercio e esce fuori che a Cosenza ci sono imprenditori edili di 25-28 anni, i cui genitori tu li trovi e sono casalinghe, pensionati, impiegati, gente comune, gente che non è, dice, quello sì, è vero, è giovane, c'ha 23 anni, però è il figlio di e sta percorrendo le orme della famiglia. No, gente che apparentemente senza arte né parte si spende 10-12 milioni di euro senza sapere come. Sapete come fanno? Ed è questo quello che io voglio dire ai signori mafiosi. Io so, e questa è la cosa importante, e che ci fa la lotta alla mafia: sapere e comportarsi conseguentemente. Io lo so qual è il meccanismo. I soldi li portano nei paradisi fiscali con i sacchi. Lì non ci sono le normative antiriciclaggio e li depositano in quelle banche. Dopo parliamo un attimo delle banche. Li depositano lì e sapete cosa fanno? E fanno una linea di credito, cioè la banca di là, corrispondente con l'Italia, fa una linea di credito su un giovane senza né arte né parte, che sono i cosiddetti prestanome, e monetizzano in Italia queste linee di credito e costruiscono i palazzi e fanno il riciclaggio, introducendo nel sistema legale soldi che vengono dal racket della prostituzione, che vengono dall'estorsione, che vengono dalla vendita della droga. Allora, concludo. Io questo meccanismo lo so. E allora sapete che faccio? Io il conto corrente, nella banca che so che ha una sede alle Cayman, io non lo apro. Io non lo apro il conto corrente lì. Lo faccio da un'altra parte. Io, se so che una determinata attività commerciale è in odore di mafia, i soldi del mio sudato lavoro, quelli che mi guadagno con lo stipendio, lì non ce li porto. Si combatte questo, cose semplici e cose fattibili tutti i giorni. Questo toglie il terreno da sotto i piedi ai mafiosi, che, ripeto, sono pochi ma ben appoggiati e potenti. Vi potrei parlare, voglio dire, anche degli orientamenti della Direzione Nazionale Antimafia e tutto quanto il resto, però il tempo è tiranno e adesso c'è, insomma, ci stiamo avviando all'ultimo intervento e voglio dire, il ministro Lanzetta è sicuramente interessante sentirla. Quindi con questo io il messaggio che voglio lasciare è un messaggio di speranza, perché non è vero che le mafie non si possono battere, ma se ognuno di noi fa la propria parte, se ognuno di noi fa anche soltanto quel minimo di consumo critico tutti i giorni, noi siamo nelle condizioni di levare il tappeto da sotto i piedi a queste persone che sono semplicemente la feccia della società. Vi ringrazio. Grazie. Grazie Marco, presumo che mentre sono andato a fare la telefonata giù tu abbia convinto tutto l'uditorio a mantenere in piedi la commissione bicamerale antimafia, visto gli applausi che hai avuto. La parola a Maria Carmela Lanzetta, come dire, non c'è bisogno di presentarla in Calabria, di presentare una calabrese in Calabria. Io trovo il suo intervento, che farà, molto interessante, perché siamo passati da fatti
come dire, che un po' volavano più in alto dalla realtà locale della sindaca a Cosenza, di Marco e via dicendo. Lei le ha percorsi tutte, è partita da sindaca, poi è arrivata a fare il ministro, poi dopodiché è ritornata a fare la farmacista. E allora diventa interessante per un liberale come me, come dire, valutare molto positivamente il discorso della responsabilità individuale, perché non tutti fanno questo percorso molto velocemente, anzi lo fanno dal basso verso in alto, ma non dall'alto verso il basso. Non che fare la farmacia significa tornare in basso, assolutamente, ma dico nella gerarchia della politica italiana e via dicendo. Quindi sarà molto interessante ascoltarti. Grazie. Tra l'altro una farmacista rurale, quindi ancora più ristretto, ancora più vicino alla gente, ancora più in prese con difficoltà. Innanzitutto grazie di avermi invitato, grazie a tutti voi per essere rimasti in questa sala accanto al gonfalone del comune, che è bellissimo, vedo il gonfalone dell'istituto onnicomprensivo. Ed è, mi parte un pensiero quando tutte le varie parti che compongono una società lavorano insieme, sicuramente i risultati saranno ottimi. Ho visto i ragazzi della Protezione Civile, saluto l'Arma dei Carabinieri che io ho avuto sempre a fianco, saluto tutto il tavolo, saluto le suore che ho intravisto in mezzo al pubblico. Quindi vuol dire che Strongoli, che so già essere un comune con tante tante difficoltà, sta con questa giovane amministrazione tirando le fila di quello che può essere uno sviluppo secondo il rispetto delle regole. La mia partecipazione al libro è stata su un invito del prefetto De Sena, e io devo ricordare la figura di Luigi De Sena, perché quando Luigi De Sena è stato nominato prefetto a Reggio Calabria, io sono stata per la prima volta sindaco di Monasterace, con un'amministrazione di persone che non venivano da un percorso politico e con molte donne con me. Quindi trovai nella prefettura un punto di appoggio e un luogo dove io potessi anche raccontare quelle che erano le mie difficoltà quotidiane. Quindi una nuova idea di prefettura, una prefettura aperta a quelli che erano i problemi del territorio. E quindi non mi stanco mai di ringraziare la figura di Luigi De Sena e di coloro che hanno seguito il suo lavoro presso la prefettura di Reggio Calabria. È un po' anomalo che questo ringraziamento e questo racconto, però mi sento profondamente di farlo. Anche per dire a voi che siete cittadini di Strongoli che una volta che si elegge un sindaco, quel sindaco e quell'amministrazione comunale non vanno lasciati soli. È un'esperienza molto dura quella del sindaco, che io ho vissuto per due volte, e la solitudine è la cosa più difficile da affrontare. Quindi quasi un appello e un invito. Avete votato un consiglio comunale, c'è una maggioranza e c'è una minoranza. Non conosco nel dettaglio né la situazione politica di Strongoli né quali siano le dinamiche di politica locale, però per quanto riguarda la mia esperienza io vi dico: state vicini a coloro che avete votato per indirizzarli, per supportarli, per accompagnare la loro azione politica, perché ce n'è veramente bisogno. Il sindaco non è una persona altra dalla sua comunità, il sindaco è uno di noi. È un'esperienza bellissima, ma può concludersi bene quando la sua comunità
accompagna l'azione amministrativa, anche per criticare, anche per correggere, ma un'amministrazione comunale non si deve sentire sola, Sindaco. Quindi auguri a tutti voi. Io volevo un po' raccontare questo libro parlando del rapporto Stato-legalità in Calabria. Abbiamo presentato il libro nella Sala Zuccari del Senato, abbiamo presentato il libro a Milano, in altri luoghi non sono potuta andare, abbiamo presentato il libro a Reggio Calabria, ma non era una presentazione perché era una conferenza stampa, c'eravamo solo noi e i giornalisti. Quindi stasera ero sicurissima di trovare moltissimi di voi a Strongoli, perché nei nostri paesi quando accadono delle attività, quando ci si lavora per le attività culturali, si riesce a coinvolgere, la gente risponde. E quindi raccolgo un po' quello che è stato detto prima, la testimonianza di Anna Maria di lavoro sul territorio, le bellissime parole critiche di Vincenzo Lita, quello che mi ha fatto pensare il racconto su Cosenza, il racconto di Marchese, che, e quindi tutti insieme io non giudico, però raccolgo e ne faccio parte di quella che è la mia esperienza personale e politica, perché uno si può dimettere da ministro, si dimette da sindaco, si dimette da assessore regionale dopo ben 2 ore dalla sua nomina, però non si dimette mai dalla politica, la politica fa parte di noi, la politica fa parte del nostro pensiero, fa parte delle nostre scelte. Quindi vorrei parlare del rapporto Stato-legalità in Calabria, che diventa sempre molto complesso, perché a secondo del luogo in cui se ne parla si possono fare riflessioni e trarre conclusioni diverse. Semplificando, per vari motivi, i calabresi hanno sempre avuto difficoltà ad esplicitare le loro caratteristiche positive, e sono tante, proprio perché è come se si sentissero sempre giudicati, soprattutto dal mondo dell'informazione, con la quale spesso ci sono state delle incomprensioni, è difficile comprendersi. La definizione di Stato assume in Calabria significati diversi, soprattutto a secondo dei territori dove più è stata registrata la presenza dell''ndrangheta, la quale inizia la sua escalation criminale ed economica con i sequestri di persona, e io sono della Locride e li ho subiti in famiglia. In quel periodo bisogna dire che la presenza dello Stato è stata quasi di routine, parlo degli anni 70, provocando nella maggioranza della popolazione una grandissima sfiducia, e chi ha voluto e potuto è letteralmente scappato via dalla Calabria. La Locride si è desertificata con la fuga di tantissimi professionisti e piccoli imprenditori, e io dico la cui restanza avrebbe potuto in qualche modo cambiare i destini socio-economici del comprensorio locrideo. Lo Stato in quel periodo viene vissuto come presenza militare, poco dialogante con il territorio, e a tutto questo dovete aggiungere che il mondo dei mass media ha caricato quella parte di territori con rappresentazioni criminalizzanti, senza se e senza ma, e quindi la questione meridionale è stata declinata ad una questione di criminalità, meccanismi impotenti di fronte ad una rappresentazione criminalizzante. E quindi poi assistiamo in Italia in quegli anni alla crescita della Lega Nord e alla deriva mediatica criminalizzante, che su questo la Lega Nord ha costruito la sua fortuna, senza dimenticare però che a questa fortuna elettorale ha anche contribuito una classe politica
meridionale, disposta a tutto pur di conquistare una fetta di potere politico anche contro gli interessi del meridione, anche contro coloro che li avevano votato per essere rappresentati in Parlamento. Purtroppo, nonostante tutto, l'Italia meridionale è ancora rappresentata dal punto di vista politico e sociologico con alcuni dei suoi estremi, certo realissimi problemi, aggravati dal clientelismo e dalle mafie. Pensate ancora come retaggi del passato e non invece come fenomeni in continua espansione ed evoluzione in tutta Italia. Una rappresentazione aggravata dal fatto che la pur giusta messa in gioco della questione settentrionale è stata usata contro la questione meridionale ancora irrisolta, nel senso che non è stata mai prestata la giusta attenzione ai problemi del mezzogiorno normale, a quella realtà che riguarda la vita e l'operare quotidiano della maggioranza della popolazione meridionale, la quale è la prima vittima delle mafie. Questo non bisogna mai dimenticarlo. E aver dimenticato e contrastato questa attenzione ha causato l'indebolimento alla radice dei fondamenti stessi della solidarietà che sta alla base della civiltà di una nazione. Dagli anni 2000 in poi si registra in Calabria una nuova consapevolezza da parte dei sindaci, che come primi cittadini hanno cominciato a capire che il ruolo campanilistico era perdente sotto tutti i punti di vista e quindi non vedere più il sindaco come amministratore unico del proprio territorio, magari in concorrenza con i comuni vicini, ma invece come rappresentante di una parte di un comprensorio che andava amministrato partendo da basi condivise con gli altri comuni. È stato detto di Cosenza, è stato detto di Decollatura. La legge del Rio, approvata nell'aprile del 2014, facilita l'unione dei comuni, ma in Calabria questo tarda ad avverarsi. Nello stesso tempo cambiava però anche il ruolo dello Stato, rappresentato localmente dalle prefetture, che hanno cominciato a svolgere un ruolo importante all'interno della provincia rappresentata, non più solo come ente di controllo, ma come ente che interagisce con la necessità dei singoli comuni del comprensorio, un supporto fondamentale per superare ostacoli di vario tipo. E i primi cittadini hanno cominciato ad amministrare partendo dal basso, responsabilizzando i cittadini come protagonisti del cambiamento, cercando di far capire soprattutto che ognuno di noi può contribuire a cambiare le cose, senza aspettare il momento delle elezioni. E che la legalità non si esaurisce nel rispetto passivo delle norme, ma deve saldare la responsabilità individuale alla giustizia sociale. La legalità è solo una parte di un concetto molto più vasto che la ricomprende. Giustizia sociale è che tutti paghino le tasse nel comune. Giustizia sociale è che il sindaco sia al di sopra delle parti. La risoluzione dei problemi non può prescindere dal principio amplissimo di normalità. Non può esistere legalità senza condizioni di convivenza normale. Io nel mio comune sognavo solo la normalità. Non potrà essere solo la magistratura a rendere migliore la società senza la precondizione nei territori della normalità. Quindi, parlando di autonomie locali, che è quello che mi tocca da vicino per il mio ruolo di sindaco e per essere stata ministro delle regioni e delle autonomie locali, la convinzione è che i sindaci siano ancora largamente depositari di un forte impegno, il cui lavoro è comunque costretto a misurarsi con la fatica quotidiana di dare risposte concrete. La Calabria delle istituzioni, infatti, gli enti locali hanno ancora un ruolo di contorno, non vengono considerati. I piccoli comuni hanno un ruolo ai margini del sistema delle autonomie. In Calabria non c'è una legge che riguarda le autonomie locali.
Parlare di piccoli comuni in Calabria come nel resto d'Italia significa parlare del tessuto connettivo della regione, della sua ossatura territoriale. Appare evidente che l'emarginazione dei piccoli comuni produce enormi esternalità negative a carico della collettività. Il dissesto idrogeologico connesso alla mancata cura del territorio per effetto dello spopolamento, la congestione dei grandi centri urbani connessi con i problemi di degrado ambientale, la perdita di identità culturale delle comunità locali, la perdita del valore patrimoniale locale, le case nei nostri centri storici valgono nulla. La crescita speculativa dei valori immobiliari invece nei grandi centri e così via. Nel complesso, quindi, i costi connessi all'emarginazione dei piccoli comuni appaiono rilevantissimi e ne consegue che proporre misure in grado di rivitalizzare i piccoli comuni costituisce non solo una scelta politica economica, ma anche un'opportunità in termini di uso razionale delle risorse per il fine ultimo della crescita del reddito e della crescita dell'occupazione, anche in un contesto di intervento pubblico orientato al mercato. La domanda di sicurezza anche nei nostri piccoli comuni, il rischio effettivo di essere vittime di intimidazione, di aggressione, di atti violenti, il disagio e la debolezza determinati dalla rottura dei codici di comportamento della civile convivenza, atti di vandalismo e altro. Disagio generato dal degrado dei codici tradizionali di cura del territorio, cura del verde, pulizia, presenza di vigilanza nelle strade. La percezione di insicurezza cagionato da fattori e rischi ambientali. La paura come forma soggettiva e mediale, non legata all'aumento del rischio reale del luogo, ma derivante da fattori più ampi. Parlo del caso Catanzaro, parlo delle aggressioni agli amministratori locali in tutta la regione. E l'approccio strategico più utile nei piccoli comuni è quello di costruire un piano di azioni locali che, partendo dall'ascolto e dalla condivisione dei cittadini, ed è stato detto stasera, possa generare risultati concreti e a breve portata, evitando iniziative a volte troppo retoriche che possano deludere le aspettative reali della comunità. E noi dobbiamo rispondere da calabresi, non con l'ingenua meraviglia di chi pensa che mai è stato così, perché è già stato così. Ci sono già stati sindaci, amministratori provinciali, regionali, uccisi nella nostra regione, interi consigli comunali intimiditi, parti importanti della società civile, imprenditoriale, persino della Chiesa colpiti. Quindi, al di là delle specifiche motivazioni che si celano dietro ognuno di questi episodi, degli atti intimidatori e alla loro gravità, gli attentati e le minacce agli amministratori locali possono provocare fenomeni involutivi in una comunità, a partire dai messaggi che essi veicolano, rendono visibile la presenza di un potere antagonista nel governo dei processi decisionali sul territorio. Generano confusione istituzionale che produce ansia e disaffezione negli amministratori, accompagnate spesso da una forte carica delegittimante. Producono un senso di vulnerabilità della comunità attribuita al fatto di essere penetrabili da parte di elementi violenti. Mirano a distruggere i processi di coesione sociale a partire dalla forte carica simbolica che hanno gli obiettivi degli atti intimidatori, si tratti di amministratori o di strutture pubbliche. E su questo ogni parola è tratta da esperienze personali. E vorrei concludere con l'appello all'impegno di tutti a cambiare i nostri territori. E chiudo con una frase detta da un magistrato:
Innanzitutto vorrei dire che raccontare il male non significa creare una linea netta di demarcazione tra noi, i buoni, e loro, i cattivi. Raccontare il male significa sforzarsi di capire quanto di quel male ci appartiene. Significa raccontare perché lo Stato non ha vinto questa guerra contro la criminalità, pur vincendo moltissime battaglie. E se ancora non ha vinto, è perché finora ha sempre perseguito logiche di emergenza, non riuscendo al contempo di essere una definitiva alternativa credibile. La mafia esiste perché ha il consenso popolare, ha dichiarato nella sua audizione alla Commissione Antimafia il giudice Gratteri. Altrimenti sarebbe criminalità organizzata, criminalità comune, gangsterismo, cose diverse e facilmente abbattibili. Le mafie esistono perché si nutrono del consenso popolare e non sono un corpo estraneo alla società. Vivono all'interno della società e si evolvono man mano che ci evolviamo noi. Non stanno ferme. L'andrangheta vive con noi e si nutre di noi. Quindi riflettiamo su parole che ha detto un magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia, perché si possa avere una vera reazione civile. E voglio chiudere con un ringraziamento di cuore a tutti voi per la vostra seria partecipazione e perché stasera, tra tutte le serate che abbiamo avuto nella presentazione del libro, è veramente la più bella. Grazie. Va bene, allora io credo che abbiamo abusato abbastanza della vostra pazienza. Io come Società Libera sono soddisfatto perché abbiamo in qualche modo raggiunto il nostro obiettivo, nel senso di aver sollecitato l'interesse da anche da altre angolazioni del problema del crimine organizzato nel Paese. Me lo auguro che possa essere per tutti fonte di ragionamento e di riflessione, perché poi specialmente per le nuove generazioni che hanno, come dire, molta chiacchiera in questo momento, ma mi auguro un cervello molto più mobile di noi vecchi, che possono capire molto più facilmente che non bisogna, come dire, portare avanti le proprie convinzioni con i paraocchi. C'è un grande filosofo ormai morto, che è uno dei papà del liberalismo mondiale, che è Karl Popper, che ci ha insegnato che la ricerca non ha mai fine nella vita. E quindi con questa bella frase che mi ero preparato, ma che amo tantissimo, vi assicuro, vi ringrazio e penso, dicevo, di aver fatto il lavoro, perché in qualche modo compito di un think tank che vuole ragionare sulle sorti del paese sia quello di fare da cane da guardia, non occupandoci noi di politica, da fare da cane da guardia nei confronti del potere, e quindi di qualsiasi potere, e quindi anche del potere mafioso. Questo è il nostro compito. Sì, le do subito. Il nostro compito, e spero averlo portato avanti. Prego, voleva dire. Quando sono stata invitata dal professore Berna a partecipare, io lo ringrazio veramente a nome di tutti per quanto ha fatto per questo territorio, per quanto sta facendo e per quanto continuerà a fare. E io chiedo scusa perché ogni tanto siamo distratti. Avevo molto timore, Maria. Assessore, no, si sente benissimo. Avevo molto timore. Vi racconto una brevissima esperienza. Nei primissimi mesi in cui ho iniziato la professione forense, il mio dominus, l'avvocato dove facevo la pratica, mi mandò al carcere femminile di Locri.
Io feci questo viaggio e man mano che mi avvicinavo all'Ocri vedevo proprio materialmente la presenza dello Stato. Posti di blocco ogni, mi dovete credere, ogni 10 chilometri un posto di blocco. Ed era visibile la presenza dello Stato. Io ebbi molto timore, feci il colloquio con questa detenuta, tornai immediatamente a casa. Nelle curve di Strongoli pensai, sono a casa, sono al sicuro. Non smisi, cioè finì il pensiero, mio fratello mi telefonò e mi disse, fermati nella prima casa che conosci, perché qui è successa una strage. Io tornavo da Locri con la paura di attentati o di sparatori a Locri, e invece la strage ci fu nel mio paese. Da allora noi abbiamo vissuto tante ferite, la ferita per i morti, perché alla fine erano esseri umani, e la ferita per il territorio. Noi da allora siamo stati marchiati, gli strongolesi sono associati a, hanno una targa, a persone mafiose, perché abbiamo vissuto delle esperienze incredibili. Io quando ero giovane e vivevo in piazza, perché si stava nella villetta Graziani tra giovani, mi è capitato di ascoltare delle sparatorie, ancora nelle orecchie ho il suono delle sparatorie. Noi siamo vittime 2 volte, 3 volte, 10 volte, 20 volte, 1000 volte per questo. E avevo tanto timore, Maria Assessore, quando il professore Berna mi ha invitato, perché ho pensato, se non viene nessuno, vuol dire che noi siamo ancora indietro. E io vi adoro, perché questa sera siamo in tantissimi. Tempo, però vorrei, io quando mi mortifico un po', e per via professionale e per via personale, torno a casa e dico a mia madre, ma perché non mi hai fatto nascere a Milano? Io questa sera abito a Milano, perché uno Stato è tutta una questione di interpretazione in realtà, e questa sera abito a Milano, però lo Stato a volte, perché io vorrei dare una lettura diversa. È vero, noi facciamo tanta fatica a stare nella legalità, perché ci prendono pure in giro quando la cintura di sicurezza la indossiamo appena entriamo in macchina. Non come un tempo, abbiamo fatto progressi enormi, siamo belli e nessuno ci può tacciare di mafiosità, perché invece cerchiamo con tutte le forze di stare nella legalità. Però lo Stato, io questa sera voglio portare un contributo di uno Stato, eccellenza, che a volte è distratto, perché può capitare, sbagliano i genitori, sbagliano gli uomini, sbagliano gli avvocati, ognuno di noi sbaglia, sta nelle cose, nella normalità, ma a volte lo Stato si distrae, si gira dall'altra parte. Io vorrei passare, e non vi rubo tempo, vi ringrazio, un abbraccio a tutti, veramente, vorrei passare la parola a Giulia, che vi vuole scevra da considerazioni, soltanto leggere una storia di un nostro concittadino che per noi non è più qualcuno che ha una targa addosso, ma è una vittoria di questo territorio. Buonasera a tutti. Come chiedere quanto è lunga la storia, scusi? Breve, molto breve, più che altro di assunto, è molto breve. Grazie. Allora, sono qui per prestare la voce a un nostro concittadino, unicamente. Sono Vincenzo Giglio ed un giorno ho dovuto affrontare la più inaccettabile ed assurda verità. Il vero mio nemico è lo Stato italiano. All'età di 22 anni mi sono posto al di fuori della legalità, commettendo reati per cui venivo giudicato e punito attraverso la detenzione. Trascorrevo così 10 lunghi anni della mia giovane vita in galera, lasciando a casa mia moglie con il mio primo figlio di soli 4 anni. Nel tempo, i repentini trasferimenti da un carcere all'altro costringevano i miei familiari a lunghi e stancanti viaggi. Il tempo trascorreva lento e doloroso, mio figlio cresceva e quando fece la prima comunione io non c'ero. Non c'ero neanche quando fece un intervento chirurgico a Bologna. E in questi momenti mio figlio prese coscienza della grande sofferenza che la sua famiglia stava vivendo.
Mia moglie si arrangiava come meglio poteva per tirare avanti, sia con l'aiuto dei suoi genitori, sia con mille piccoli lavoretti saltuari, sottopagati, anche facendo delle pulizie. Nel 2007 uscivo dal carcere e pochi mesi dopo ricevevo la comunicazione che dovevo sottopormi nuovamente ad un processo per il reato di associazione di stampo mafioso per via delle mie parentele, venni assolto totalmente da quell'accusa. Queste vicende di sofferenza mi sono servite per cambiare l'uomo che ero, quello che da ragazzo fece certamente degli errori per cui ha pagato, ma poi ha deciso di cambiare per suo figlio e per dare una svolta a tutto. Quando sono uscito dal carcere sono diventato di nuovo padre e con l'arrivo del secondo figlio la convinzione di diventare un uomo migliore ed una persona per bene divenne fortemente radicata dentro di me. Per questo ho iniziato a cercare un onesto lavoro così come ce lo chiede la Costituzione, ma qui in Calabria non è facile. La situazione si aggravò a causa di un grave problema di salute per cui subivo danni permanenti al cuore che non mi permisero e non mi permettono ancora di fare tutti i tipi di lavoro. Dopo anni di ricerca insperata, trovo finalmente un lavoro come autista, felice di poter risollevare la mia famiglia dal punto di vista economico. Infatti, con mio grande orgoglio, sono riuscito a mandare il figlio maggiore all'università, desiderando al più presto di sentirlo chiamare dottore Giglio Salvatore. Nel frattempo anche il mio secondo figlio continua a crescere, ma arriva un giorno in cui perdo il lavoro. Questa volta però a tradirmi non fu la mala sorte, ma il mio stato. Credevo davvero di essere riuscito a cambiare la mia vita, ma mi illudevo. Non era stata la mafia a distruggere la mia vita, ma ci provava lo Stato. La ditta dove lavoravo riceve un'interdittiva antimafia, nella quale, tra le altre persone, viene indicato anche il mio nome, sia per le mie parentele, sia per i miei precedenti penali, da me ritenuti ormai passati ed archiviati. Lo Stato chiede questa volta di pagare un conto senza aver commesso alcun fatto e da allora continuo a pensare al grande ed indescrivibile rammarico di vedere i miei figli crescere nella convinzione che il loro è uno Stato nemico da temere. Prima mia moglie e poi io abbiamo insegnato ai nostri figli il senso ed il valore della legalità. Legalità, il rispetto delle istituzioni, perché mai vorremmo che scegliessero una strada sbagliata come avevo fatto io anni addietro. Penso con sconcerto a mio figlio maggiore, il quale ogni giorno rimurgina sul pensiero se sia possibile per lui essere un cittadino come tutti gli altri, con gli stessi doveri, con gli stessi diritti ed opportunità che lo Stato riconosce agli altri, ma un timore lo assale. Dovrà arrendersi all'idea che il cognome che porta lo limiterà nel riconoscimento dei propri diritti? Non trovo più lavoro, non tanto per i miei precedenti penali o per il cognome che porto, ma perché la gente non vuole problemi con le istituzioni. Penso che non può bastare un sospetto o un semplice pensiero per dire che una persona è mafiosa. Se così fosse, abbiamo fallito. Mi sento perseguitato e discriminato da chi avrebbe dovuto tutelarmi, perché anch'io sono un cittadino italiano. Ma ora mi sento straniero nella mia terra e senza patria. La criminalità non si combatte togliendo il lavoro ad un operaio che andava a raccogliere la spazzatura. Non si rende così appetibile la legalità. Ed appare inutile parlare ai giovani nelle scuole contro le mafie, gli abusi, la violenza, se poi chi ti abusa è la legge. Non posso accettare passivamente questa situazione. Troverò ancora ed ancora la forza di resistere perché devo regalare ai miei figli un futuro migliore di quello che hanno avuto fino ad ora. Io non mi arrendo, ci credo ancora. Grazie. Io la ringrazio molto, anche perché devo dire che la lettera scritta molto bene, che tocca, oltre che la ragione, tocca il sentimento di chi l'ascolta. Purtroppo non posso dire più di tanto per quanto mi riguarda, perché non conoscendo nulla, non facendo il magistrato, ma facendo solamente un misero, come dire, addetto alla filosofia politica, voglio dire,
Vi auguro, come dire, buona fortuna in questo, è un appello alla cittadinanza, ai vostri concittadini, affinché giustamente, se è uscito da certe situazioni, ne prenda atta, come dire, l'intera cittadinanza da una parte, e se c'è qualcosa evidentemente in più è da rivedere nelle aule del tribunale, non tra non addetti ai lavori e via dicendo. Vi ringrazio per questo. Chiudo, ci siamo dimenticati solamente di fare un ultimo grande ringraziamento, oltre che al sindaco l'abbiamo fatto in apertura, alla commissione cultura del vostro comune, che ha lavorato per il bene comune, ha lavorato anche per questa bella serata, senza percepire nessun gettone di presenza. Grazie.